Daniele Vitale. E un grande sassofonista che ha interpretato Sole Mio, che è davvero una canzone conosciuta in tutto il mondo. Come i tuoi follower sono internazionali, oltre 2 milioni di follower sui social, in rete. Però lo vogliamo dire, è la prima volta che sei ospite in una trasmissione Rai, è così? Certo, sì, sì. E allora infatti noi ti sono abbastanza emozionato. Ti dobbiamo chiedere un piccolo omaggio a Uno Mattina. Qualche nota della nostra sigla te la ricordi? Certo, vediamo certo. Un po', ti mettiamo alla prova, sentiamo un po' come la esegue il sax. Complimenti! Gli artisti in genere si esibiscono la sera, tu sei uno che guarda Uno Mattina, evidentemente. Diciamo, dai. Bravo, al minimo. E allora, un fenomeno, lo dicevamo, Alessandro, sì, tanti dicevi follower. Più di 10 milioni, pensate, di visualizzazioni per Vivo per Lei, un successo di Bocelli, lo conoscete tutto. Poi 2 milioni e mezzo di contatti per questa versione di O Sole Mio, con un giovane talento americano, Carolina Pornozenko. Sì. Vediamo questo filmato. Giovane artista, quanti anni ha questa ragazza? Lei ha 11 anni, è un'ucraina che abita in California. E com'è nato questo connubio? Sì, perché abbiamo entrambi due canali su YouTube seguitissimi, anche lei ha quasi 4 milioni di follower. Allora abbiamo unito, diciamo, le due metà del mondo, io dall'Italia, lei dalla California. Durante il lockdown abbiamo deciso di fare questi video insieme per rallegare un po' le persone, per tenere compagnia le persone durante il lockdown. Daniele, ecco, questo successo come si spiega secondo te? Non lo so. Io cerco sempre di essere genuino, semplice, musica semplice per arrivare a tutti, forse magari questo, non lo so, poi sono dei segreti che non conosciamo nemmeno noi. Ci stavi raccontando, prima di iniziare a suonare, prima della diretta, che hai cominciato ad avere un grande successo postando video di te che suoni nella tua camera, a casa tua. Esatto. Poi sei uscito e hai avuto ancora più successo, sei esploso. Ma chi ti ha insegnato a suonare il sax? Io sono autodidatta, però vengo da una famiglia di musicisti, mio padre suona, quindi sono cresciuto nella musica. Anche papà però fa un altro lavoro, diciamo, è un operaio, diciamo, io però ho coltivato questa sua passione. Senti, il sax ti ha portato un grandissimo successo non solo sul web, ma addirittura sappiamo che sei invitato a suonare alle feste di matrimonio in tutto il mondo. Sì, diciamo, il lato positivo della visibilità su internet, mi chiamano abbastanza, giravo parecchio, adesso sono un po' più per le restrizioni, per via dei viaggi. Che musica proponi durante i matrimoni? Faccio pure canzoni italiane, mi chiedono canzoni italiane, repertorio napoletano, e poi faccio canzoni internazionali. Come mai più all'estero che in Italia? Perché il matrimonio a Napoli con i cantanti, insomma, è una cosa molto sentita. No. All'estero invece cos'è? Funziona più la festa? Si balla? No, sono matrimoni italiani che sono più casinisti. Però io ho la possibilità di viaggiare anche all'estero, quindi conosco posti nuovi, poi li fanno sempre su belle isole, sono molto... quindi approfitto. Anche bei posti, dunque. E adesso hai in mente qualche programma, stai organizzando qualcosa o per te va bene così, avere successo sul web? Cerco sempre di andare quanto più in alto possibile, io mi impegno e faccio il possibile per farmi conoscere. Senti Daniele, grazie per essere venuto, grazie ma prima voi. Di andare, di salutarti e di salutarci, ci devi regalare Vivo per Lei, questo mega successo di milionario su YouTube che andrà ancora più avanti. Un piacere. Prego, ti salutiamo così. Va bene. Siamo qua.
Bravo, bravo Daniele. Grazie, grazie. E allora, a tutti. Con le note del sax di Daniele Vitale, davvero ci hai accompagnato in quest'ultima parte della trasmissione.